Buongiorno a tutti e buon sabato. Quest'oggi sento nel cuore soprattutto il desiderio di pregare per gli anziani che vivono nella solitudine. Spero che ciascuno di voi che mi state ascoltando oggi prenda il telefono, come farò io, e chiami almeno una persona anziana che non sente da tempo per salutarla e per farle sentire la propria vicinanza. E mentre voi cominciate a pensare a chi chiamare, io vi propongo il Vangelo che la Chiesa ci dona oggi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: "Questa parola è dura, chi può ascoltarla?" Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano, riguardo a questo, disse loro: "Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono." Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre." Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: "Volete andarvene anche voi?" Gli rispose Simon Pietro: "Signore, Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio." Parola del Signore. Per la mia natura ottimistica vorrei oggi concentrarmi non tanto sui brontoloni e su coloro che se ne andarono da Gesù dopo aver sperimentato che le sue parole erano difficili da capire, quanto piuttosto sulla posizione che ha assunto Pietro a nome degli altri apostoli. Con Gesù non è mai facile e nulla è scontato. Le sue parole spesso sono difficili da accettare ed è anche la realtà che ci dà da vivere, non sempre è come noi vorremmo che fosse. Eppure c'è un livello del rapporto con Cristo che tocca il cuore della nostra vita. È quello della sana corrispondenza che nasce con Lui ogni volta che siamo alla Sua presenza. Mi è capitato tante volte di vivere con inquietudini o difficoltà particolari, momenti o passaggi della mia esistenza. Eppure ogni volta, mettendomi di fronte al tabernacolo, ho trovato la forza per sentirmi non schiacciato dal peso del mondo. Sembrano parole fatte, ma la preghiera, quando è vissuta bene, dona tanta consolazione, inimmaginabile. Ecco, Pietro deve aver vissuto così lo stare ad ascoltare il discorso duro che tanti altri discepoli non hanno accettato, come preghiera, nudo, di fronte al tabernacolo, senza pregiudizio, semplicemente ricordandosi che, certo, le alternative a Gesù esistono, ma se ce ne andiamo da Lui, dove pensiamo di poter trovare ciò che cerchiamo e che abbiamo davanti agli occhi? Ecco, tu che esperienza fai di questo? Ti è mai capitato di vivere la tensione fra la volontà di spaccare tutto e la certezza che con Gesù è possibile sopportare qualsiasi cosa? Lascia un commento e dimmi la tua esperienza. Io ti do appuntamento a domani con un nuovo video sul Vangelo domenicale. A presto!